non mi permetto di entrare all'interno dell'inchiesta stessa, di dire chi è colpevole, chi è innocente, qual è la direzione che deve prendere, perché non è il mio mestiere ed è giusto che lo faccia la magistratura. Però da questo si può partire per un'analisi politica. La prima è quella che voi avete citato nel servizio. Lupi, ministro oltretutto di NCD, si è dimesso, ex ministro, adesso capogruppo di Area Popolare alla Camera, si è dimesso perché hanno regalato un orologio al figlio con l'avallo dello stesso Alfano. Oggi mi domando con quanto sta emergendo. È verissimo, Alfano allo stato attuale non è indagato, ma lo stesso Lupi non è mai stato indagato. Con quanto sta emergendo, Alfano non ritiene opportuno fare una riflessione? Direi tira in ballo l'opportunità politica. No, perché oltretutto non stiamo stiamo parlando del ministro dell'interno. Bisogna considerare anche il ruolo che ricopre lo stesso Alfano. Seconda cosa, perché Renzi e Alfano non hanno mai sentito la necessità, per esempio, di far dare le dimissioni a un sottosegretario indagato per il CARA di Mineo? Voi avete fatto un elenco di indagati di NCD, ma ricordo che anche il sindaco di Mineo è indagato per la questione dei CARA perché era a capo del consorzio in qualità di sindaco che gestiva quella struttura. Allora non vorrei che quando ci sono determinati filoni effettivamente molto scomodi per Alfano e per il nuovo centrodestra, gli indagati non si demettano, chi è dentro queste inchieste, le intercettazioni ed altro fanno finta di nulla. Perché evidentemente la preoccupazione è che scoppi una bolla più grande di loro stessi. Quando invece c'è l'orologio di Lupi, facciamogli dare dimissioni e via. Consiglio nei confronti dell'NCD. Allora penso che la richiesta di chiarezza sia fondamentale. Guardi, io non sono uno di quelli che chiedete che venga in aula il ministro. Ma che faccia chiarezza, cioè il ministro dell'interno. Guardi, io non sono uno di quelli che insegue le persone con le forche, perché ripeto, non mi sostituisco né per condannare né per assolvere nessuno alla magistratura. Detto questo, però, penso non che il Parlamento, ma i cittadini abbiano bisogno di chiarezza rispetto alla figura del ministro dell'interno, perché il ministro che dovrebbe combattere la mafia, che fa la lotta contro la criminalità organizzata, non può esserci una nebbia così fitta su questa figura. Benissimo, le dice, insomma, Alfano dovrebbe venire a chiarire.